Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Rosario Nogliastra, prega per noi. Bene, seduti. Iniziamo il nostro incontro, che è un incontro parrocchiale, alla fine della visita canonica del padre provinciale, come abbiamo fatto anche lo scorso triennio con padre Giovanni. Eravamo meno persone, oggi visto la circostanza appunto della... si vuole discutere anche di questo, qualcuno vorrà porre delle domande sulla chiusura, sull'abbandono e sul fatto che noi frati ce ne andiamo, ecco questo. Comunque, soprattutto vuole essere un incontro parrocchiale col nostro padre provinciale, la nostra parrocchia che è porzione del popolo di Dio, radunata attorno a Cristo, e soprattutto la cosa che conta per noi che siamo credenti è che Cristo sia presente in mezzo a noi, che possiamo testimoniare Gesù Cristo vivo. E Gesù Cristo vivo lo possiamo testimoniare nelle nostre relazioni. Quindi la parrocchia, che deve essere un luogo di relazione, di comunione. E ci sono i vari gruppi parrocchiali, c'è il gruppo dei catechisti, il consiglio pastorale, il gruppo di Padre Pio, l'associazione della Madonna d'Ogliastra, il comitato di Sant'Antonio, e il gruppo poi che si incontra per la Coroncina, e poi è un po' allargato, ci sono anche altre persone dell'altra parrocchia e qualcuno dei paesi circostanti, poi ci sono anche le autorità, sono venute il sindaco di Lanusei, il vice sindaco, la sindaca di Seui, il sindaco di Arzana e il sindaco di Tortoli, ecco così. Nomi non li dico perché qualcuno lo potrei sbagliare, comunque li conoscete. Bene, benvenuti, grazie della vostra presenza, rappresentano, ecco, la popolazione. E perché anche tanta gente, adesso al di là dell'incontro parrocchiale, questo vogliono dire che ci vogliono bene, che stimano il nostro operato di frati, figli di San Francesco, il nostro operato che ha iniziato nel 1979, 20 giorni prima della mia nascita, più o meno. Io sono nato a febbraio, l'11 di gennaio vennero i frati, padre Salvatore, padre Sebastiano, frate Arcisio, e poi ricordiamo i parroci, padre Marco Locche, primo parroco dall'87, padre Andrea Manca, poi padre Federico, padre Maurizio, infine ci sono io. Ecco l'operato di tutti questi frati, degli altri frati che hanno aiutato i parroci. E penso che sia apprezzato in questa zona, che ha bisogno di testimonianza, ha bisogno di essere accompagnata, supportata, e che tante volte ha vissuto l'abbandono. Ecco, l'abbandono, ma sta rischiando anche l'abbandono delle istituzioni, l'ospedale, il tribunale, ecco. E questo è il quadro, e quindi ora iniziamo col consiglio pastorale, poi magari se vuoi dire due parole. Sicuramente voglio dare un saluto, sindaci, vice sindaci, tutti voi che state partecipando a questo incontro, che è un incontro soprattutto per i collaboratori parrocchiali, ma ovviamente è aperto a tutti, non ci sono problemi da questo punto di vista. Ecco, è un incontro che vuole soprattutto ringraziare chi è sempre vicino a Padre Enrico e a tutta la fraternità in questi anni, fino ad oggi, anche nel periodo prossimo. Ecco, è un incontro di ringraziamento e di ascolto soprattutto. Ecco, non voglio
dilungarmi a parlare perché sono qua soprattutto per ascoltare. Ascolto anche chi non parla perché siete tutti visibilmente in comunicazione, è una comunicazione molto chiara, una comunicazione molto, come dire, incisiva. Vi dico anche che ho fotografato uno per uno tutti gli striscioni presenti in piazza, così me li porto appresso anche quando ritornerò a Cagliari questa sera. È stata presentata la realtà parrocchiale. Adesso probabilmente immagino ci siano molte persone che hanno desiderio di parlare. Il giugno scorso abbiamo avuto già un incontro dai Salesiani, ho avuto modo di dire un paio di cose, immagino non ci foste tutti, anche se immagino anche che su YouTube abbiate seguito tutti il video che è stato caricato. Però, come dire, seguire un video è una cosa, poter parlare, avere uno scambio è un'altra cosa. Ecco, quello che vorrei si realizzasse, e non è una, come dire, un monologo, ma un dialogo, e il dialogo è fatto non solo di persone che parlano, ma anche di persone che ascoltano. Io mi impegno in questo, mi piacerebbe che ci impegnassimo tutti. Non voglio rispondere al sindaco perché sembra quasi che se no poi diventa una partita a tennis. In realtà c'è da rispondere perché ha ragione, non perché non abbia niente da dire. Vorrei piuttosto fare un intervento giusto per aggiungere sul fuoco anche altri punti di vista, perché forse il punto di vista dei frati è quello meno conosciuto e che entra meno in gioco. Siamo messi davanti a una decisione, ci è sbattuta in faccia come uno schiaffo e punto. Quindi vorrei porre un po' il punto di vista anche dei frati perché entri anche nel dialogo. Mi viene in mente un'immagine giusto per capire. Una decina d'anni fa mi trovavo a Cagliari. Fra Lorenzo era una delle tante volte che stava male, sapete, Fra Lorenzo riceveva tanta gente, tanti disperati ogni giorno a Cagliari. Erano già, come dire, gli anni della discesa a livello fisico, aveva già più di 90 anni e quindi stava molto male in infermeria. Però la gente fuori dalla porta continuava a essere disperata. Continuava ad avere bisogno. Quindi la gente suonava il campanello, entrava nella portineria e diceva: ho bisogno di vedere Fra Lorenzo. E il portinaio giustamente diceva: purtroppo non può, è malato. No, lei mi sta dicendo sciocchezze. Io ho bisogno di vedere Fra Lorenzo, sono disperata. Signora, non posso, ho queste disposizioni, non posso farglielo vedere, sta male. Insomma, in 448 questa donna disperata, immaginate la disperazione, cosa porta a dire, cosa porta a fare, che tipo di atteggiamento. Mi sono trovato a passare lì, credo fossi ancora studente, e ad ascoltare lo sfogo della donna e a mettermi anch'io a convincerla a desistere dal incontrare Fra Lorenzo. Ecco, oggi mi trovo nella stessa identica posizione. Ho una fraternità che sta male, che è in difficoltà, che ha bisogno di essere sostenuta, che ha bisogno di riforme, che ha bisogno di tanti interventi per non arrivare là dove molti enti religiosi sono arrivati oggi in Sardegna, che o non ci sono più, o non sono più una provincia, non sono più autonomi, o hanno chiuso quasi tutte le loro case, forse gliene è rimasta una o due. E dall'altra parte ci siete voi che avete tutto il diritto di avere bisogno, di chiedere aiuto, di chiedere la nostra presenza
esattamente come quella donna. Non potevo dire se ne vada, non scocci. Con che diritto potevo schiaffeggiare la sua disperazione in quel modo? Però d'altra parte non potevo neanche aggravare ulteriormente la salute di Fra Lorenzo dicendo si alzi in piedi e vada a ricevere la signora. Non è possibile. Quindi capite una cosa, e cioè che le soluzioni non avvengono così. Si può discutere sul fatto che si possa fare una cosa o un'altra, sì, ma che ci sia una scelta nei vostri confronti indifferente o che fra mille opzioni possibili, mi ho detto, chi se ne importa di Lanusei? Chiudiamo Lanusei. Ecco, questo che voglio dire, giusto per iniziare un discorso, non è questo il caso. E non è facile trovare la giusta soluzione ai nostri problemi. Ho detto anche l'altra volta, lo ripeto, 4 fraternità con 2 persone e una fraternità con un solo frate, non è naturale. Un sacerdote diocesano sceglie quel tipo di vita, vive da solo, è educato a questo in tutta la sua formazione. Un frate sceglie la vita fraterna, è educato alla vita fraterna e quando non vive la vita fraterna per un lungo periodo inizia a corrompere la propria vita. Cappuccina, francescana. Francesco è questo che ha inventato, cioè la fraternità. Prima di Francesco c'erano i monaci e i preti. Francesco ha inventato, ha ricevuto dal Signore come carisma la fraternità. È vero che c'è una legge della Chiesa che dice che la fraternità è fatta da non meno di 3 persone. Però la legge, perché anche una fraternità con 3 persone, proprio il minimo indispensabile, non è che si viva così. In 2 ho visitato le altre fraternità lungo la visita canonica, una desolazione, da solo è la morte. Io da padre, fra virgolette, devo fare anche questi ragionamenti. Vi dico questo non perché devo convincere qualcuno, ripeto, vi sto dando un altro punto di vista, giusto per dialogare. Quindi da parte mia c'è una preoccupazione di non far morire la fraternità cappuccina sarda, divisa in tanti conventi. Ci sono state scelte sbagliate in passato? Probabile. Anche nel presente? Probabile. C'è la crisi che ha afflitto la Chiesa intera in questo periodo? Sì. C'è forse anche tiepidezza tra i religiosi? Ci mettiamo anche questa. C'è una scristianizzazione anche del popolo di Dio? C'è anche questo. Voi vedete che cosa sta facendo il vescovo, anzi cosa fanno i vescovi in questo periodo? Accorpano le parrocchie. Non hanno abbastanza preti, tolgono 1 o 2 parrocchie e un parroco deve occuparsi di 3 parrocchie. Se io devo fare questo ragionamento, cosa faccio? Tengo un frate a Lanusei che si deve spostare a Cagliari, Mores forse è più vicino, Olbia. Capite che non è la stessa cosa di quello che può fare un vescovo con le sue parrocchie. Per noi è molto più problematico ed è una cosa che non solo i frati, i sardi, tutto l'ordine cappuccino e non solo, frati minori, conventuali, salesiani, state vedendo e non so quanti altri ne spariranno dalla Sardegna. Io non vorrei arrivare a questo. Anche se perché se continua così poi perdiamo l'autonomia come una provincia dei frati minori cappuccini, diventiamo custodia, delegazione o ci accorpano un'altra provincia, dopodiché un provinciale di fuori, come spesso succede, cosa fa? Numeri, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Allora sì che ancora meno dialogo di quello che c'è attualmente.
questo vi dico, guardando verso il futuro è una preoccupazione. Guardando nel presente ricevo le telefonate dei frati che mi dicono: oh, non ce la faccio più, quando è che mi mandi qualcuno? Oh, non ci arriva più, guarda che fra un po' ti prendo e ti do le chiavi del convento e me ne vado, cioè non ce la faccio più. Perché ci sono realtà, come dire, per tenerle aperte non basta semplicemente che ci sia il frate e faccia quello che può. La gente chiede, c'è da spostarsi, c'è da fare tutta la parte amministrativa, oltre che tutta la parte ministeriale. Sono un sacco di problemi. Quando uno si ritrova solo ad affrontarli, sì, c'è il telefono, però quando hai due, tre fratelli con quale fare il cammino è un'altra cosa. Il telefono, lasciamo il telefono, i mezzi di comunicazione, i social network, non sono relazioni. Ecco, questo vi dico, il discorso che stiamo facendo anche oggi è un discorso di, va bene, quali sono i problemi, quali sono le soluzioni. Non è facile, non è facile per voi, lo vedo, lo riconosco. Vi prego di capire che non è facile anche per me, non è facile per Padre Enrico, non è facile per tutti i frati che sono in difficoltà, non è facile poi relazionarsi ai propri superiori, alla propria fraternità, perché anche lì ognuno ha soluzioni diverse, voi date una soluzione diversa. Capite perlomeno che non è o bianco o nero. Sono molte complicazioni, molte complicatezze, esattamente come quel giorno aveva ragione la signora, aveva ragione Fra Lorenzo. Che si fa? Non è che fare una cosa, fare un'altra e dare ragione a qualcuno, o dire che uno è buono o uno è cattivo. Fra Lorenzo era un santerello, quella donna forse era più santa di lui, perché con tutte le sofferenze che viveva, chissà quanto quanto era gradita agli occhi del Signore. Però poi nessuno dei due poteva far nulla. Se andavamo da Fra Lorenzo diceva: adesso starò meglio, adesso mi alzo, adesso riprendo a ricevere. L'avremmo trovato morto dopo 5 minuti. Eppure la volontà e il desiderio ce l'aveva. Ecco, vi ho fatto questo esempio che mi è rimasto dentro, che mi è venuto in mente in questa situazione, per farvi capire anche come un padre ha da una parte e dall'altra persone ugualmente bisognose, dice: mo che faccio? Ma penso che anche voi in casa vi troviate nella stessa situazione. Mio figlio ha bisogno del dentista e io non ho i soldi per mandarcelo, perché non ho lavoro, perché ho già finito i soldi questo mese. E che fare? Da una parte sono impossibilitato dall'altra. Anche voi vivete le stesse cose. Guardate che non è i poteri forti contro i poteri deboli, il grande potente provinciale contro la sofferente Lanusei. Non siamo in uno scontro, come dire, di questo tipo. C'è questa pulce e poi ci siete anche voi, che avete anche voi una grande fragilità. Ma siamo in questa situazione, non c'è un burbero, come dire, senza sentimenti qua, che non gliene importa nulla, che sta prendendo decisioni a tavolino, e altro che tavolino. Io volevo solo ribadire questo, giusto per capirci. Dunque, partiamo da un po' il mondo della vita religiosa, perché in parte, ecco, dobbiamo parlare la stessa lingua, capire ciò che è possibile, ciò che non è possibile, e cosa c'è alle spalle dietro tante cose. Allora, si può lasciare Padre Enrico da solo, si può provare questo, si può provare quest'altro. Ci sono dei limiti da quello che si può fare. Se io non adempio determinate cose in un determinato modo, poi arriva il ministro generale e dice: vabbè, fatti da parte, a questo punto ci penso io. Perché la legge è questa, le regole sono queste. Non parlo in specifico di chiusura di questo posto o di un altro posto, in generale. Cioè, un frate da solo non può vivere. Succede una volta, succede in una parte, succede in un'altra, succede per troppo tempo, alla fine arriva il ministro generale
e fa quello che deve fare, perché si deve vivere così. Chi è al di sopra delle leggi dello Stato? E il sindaco, invece di seguire le leggi dello Stato, si mette a seguire quello che gli frulla, qualcuno, come dire, fa notare il tutto nei gradi più alti, arrivano, lo prendono a braccetto e lo portano da un'altra parte. Quindi anche io ho qualcuno sopra di me che controlla quello che faccio. Padre Enrico ha qualcuno sopra di sé che controlla quello che fa. Funzioniamo così dappertutto, in tutte le cose. Vedete che anche il Papa non ha paura di intervenire ormai anche su vescovi e cardinali, che sembra che sono persone intoccabili. Quando qualcosa non va, interviene tranquillo. Così anche io non faccio parte di quelli che si possono tranquillamente spostare, non che mi dispiacerebbe, insomma, come dire, più responsabilità che gioie, però ci sono anche le gioie. E va bene, questo giusto per capire, ci sono limiti e regole a cui dobbiamo sottostare. Ho professato davanti a Dio le costituzioni dei frati minori cappuccini, che vuol dire che pena, come dire, non solo il peccato mortale, ma il sacrilegio non le posso, come dire, disattendere. Ho fatto voto, così come l'ha fatto Padre Enrico e qualunque altro cappuccino di questa provincia, di questo mondo. Quindi non si tratta di, ma fai finta di niente, ma non è, no, non si può. Se no dovrei confessarmi tutti i giorni di sacrilegio. Ma a parte questo, poi modalità e altre cose, diciamo, vabbè, si potrebbero trovare, potremmo vedere diverse cose. La sollecitazione più importante è venuta dal sindaco sicuramente, che mi ha detto: possiamo trovare un modo, possiamo trovare, ci possiamo venire incontro? La risposta è: non lo so, nel senso che le aperture, le possibilità, come dire, devono